Giorgia Meloni all'Aquila questo pomeriggio per prendere parte alle celebrazioni religiose in suffragio delle 309 vittime del sisma a 14 anni da quella terribile notte che stravolse il capoluogo di regione. La Premier è arrivata accompagnata dal primo cittadino Pierluigi Biondi ed ha scambiato qualche battuta con il presidente Ignazio La Russa, arrivato poco prima in città per l'inaugurazione della stele al Parco della Memoria, al termine della quale ha raggiunto proprio le anime sante per una preghiera prima di tornare a Roma. Sul significato della presenza del governo in una ricorrenza così dolorosa per gli aquilani, così si è espressa ai nostri microfoni la Premier Giorgia Meloni. La prima volta all'Aquila da Premier, okay. Un'occasione come questa così delicata e sentita per gli aquilani. Beh, credo fosse doveroso, è una materia alla quale, come voi sapete, sono molto legata, sono intanto molto legata a questo territorio. Sono legata politicamente a questo territorio, io sono anche il parlamentare di questo collegio e negli anni abbiamo fatto un lungo lavoro anche insomma con il sindaco, col presidente della regione per garantire quello che mancava o quello che si poteva fare di più per la ricostruzione di questo territorio. Vedete, questo è un territorio simbolo perché è un territorio che è stato pesantemente colpito e che ha avuto la forza, la capacità di rialzarsi, di fare del suo meglio per risorgere, no? Oggi ovviamente noi continuiamo a fare quel lavoro, dei segnali sono stati dati, io li considero molto importanti. Qualche giorno fa il CIPAS ha sbloccato 50 milioni per la ricostruzione ancora della parte che riguarda le scuole, quindi per consentire al comune, non solo a questo, il suo piano di edilizia scolastica, ma noi abbiamo messo nella legge di bilancio 70 milioni di euro, lo abbiamo fatto senza gli emendamenti dell'ultimo minuto, l'abbiamo fatto così di risulta, l'abbiamo fatto come scelta strategica per garantire ovviamente la tenuta dei bilanci di questo territorio, perché particolarmente c'è bisogno di fare di più sulla ricostruzione pubblica. Allora, c'è un tema di semplificazione per quello che ci riguarda, diciamo, la ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che riguardano ad esempio il PNRR, quindi c'è ancora un lavoro da fare, siamo impegnati in questo, ma ovviamente non potevamo mancare nell'anniversario anche per, diciamo, come omaggio alle vittime e agli oltre 100.000 sfollati che al tempo ci furono, alle persone che comunque hanno dovuto affrontare tempi molto complessi e penso fosse giusto esserci. Io la città la trovo sempre molto orgogliosa, molto... La trovo sempre molto orgogliosa, la trovo sempre resiliente, la trovo una città che offre l'esempio prima di, diciamo, lamentarsi, no? Poi c'è anche quando bisogna lamentarsi e spesso della politica c'è stato bisogno di lamentarsi, però qui si è sempre prima dato l'esempio, è una città dalla quale c'è molto da imparare. Vi ringrazio, buon lavoro.